In seguito al prezioso ritrovamento da parte dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino di uno straordinario arredo facente parte delle collezioni d'arte di Palazzo Chiablese, la Reggia di Venaria presenta nelle sale dei Paggi una piccola ma significativa raccolta di opere di Pietro Piffetti. Un nuovo appuntamento con il primo ebanista del re dopo il successo della mostra Genio e Maestria, mobili ed ebanisti alla Corte Sabauda tra 700 e 800. Torinese di nascita, Piffetti seppe assecondare e aggiornare il gusto dell'arredo a partire dall'estremismo decorativo dei suoi esordi, sino alla più equilibrata quiete espressiva degli ultimi lavori della sua piena maturità creativa. I manufatti, provenienti da Torino e Venezia, e restaurati dal Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, dimostrano l'attenzione che la corte sabauda ebbe nel promuovere per tutto il XVIII secolo la realizzazione di alcuni tra i più conosciuti e amati capolavori d'arte. La mostra, che comprende cinque capolavori di ebanisteria firmati dal Piffetti, costituisce pertanto un ulteriore tassello conoscitivo e di indagine rispetto a uno dei più capaci e prolifici maestri del legno del Settecento europeo.